Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi all'avvio della nuova stagione, nuovo capitolo di Fortnite. Ovviamente, per quelli che hanno problemi all'avvio, ovviamente, se il gioco si avvia, io vi posso dare dei consigli più alcuni metodi per risolvere questo problema. Come primo consiglio, se il gioco lo aprite ed è in esecuzione, tipo lo aprite il gioco e poi vi riporta nella libreria di Epic Games, ovviamente il gioco è in esecuzione. Quindi in questo caso, se tu vai sul logo di Windows, tasto destro sopra, gestione attività, ci clicchi sopra e vai su processi. Ovviamente qui troverai il tuo Fortnite, perché se Fortnite è in esecuzione, tu termina l'attività e riapri Fortnite. Se no, se avviate Fortnite e si apre anche l'Easy Anti-Cheat, però l'Easy Anti-Cheat riscontra dei problemi, significa che l'Easy Anti-Cheat si è aperto su gestione attività e si è chiuso qua sopra, sulla libreria di Epic Games, e tu termini l'attività qua sopra e riapri Fortnite. Ovviamente questo era un consiglio che vi ho dato. Quindi ora passiamo direttamente al metodo successivo per risolvere questo problema. Quindi se vai sui tre puntini di Fortnite, vai su gestisci e andiamo un attimo, prima di fare questo facciamo un attimo su opzioni. Qui per esempio abbiamo Fortnite salva il mondo, quindi questo lo puoi rimanere. Textura ad alta risoluzione, questo lo puoi togliere, perché se hai problemi con Fortnite ad avviarlo, oppure lag o hai altri problemi, togli questa risoluzione della texture, che pesa 11,35 giga, solamente spazio buttato. Shader DirectX 12 4.70 giga, toglila. Noi giocheremo in DirectX 11 per quelli che hanno problemi su Fortnite, e disabilita streaming oggetti estetici e li togli. E per le lingue aggiuntive tieni solamente la lingua che hai installato all'inizio, quindi la mia lingua che ho messo è italiano, basta. Poi, una volta fatto, andiamo un attimo su gestisci, andiamo nella cartella di Fortnite ed eccolo qua, Fortnite Game. Vai su Binaries, Win64, scendi fino a giù fino a trovare le quattro applicazioni di Fortnite e cancelli questo Fortnite Client Win64. Easy Anti-Cheat, ovviamente quello che vi consiglio di fare è eseguire come amministratore questo Easy Anti-Cheat e disinstallarlo e reinstallarlo. Se in questo caso non si disinstalla questo Easy Anti-Cheat, cancellate questo Easy Anti-Cheat. Una volta fatto, chiudete qua e fate la verifica del gioco. Si ripristinerà così quell'Easy Anti-Cheat e potete poi fare una verifica, ok, sull'Easy Anti-Cheat, se non dovesse aprirsi e tutto. Quindi fate la vostra verifica. Poi, se non si avvia, andiamo direttamente su tasto Windows più R, andiamo ad aprire Esegui Updata, fate % Updata % e fate ok. Una volta fatto, vai su Updata Local. Scendi fino a giù fino a trovare la cartella di Fortnite Game. Ovviamente questa cartella sono solamente cache, file inutili, file immondizia. E tu vai a cancellare questa cartella. E la cancelli, basta. Una volta fatto, vai a rifare di nuovo la verifica e una volta fatto il tutto, riavvia il tuo sistema operativo. Quindi noi adesso andremo a fare la verifica del gioco. Ok, una volta fatta la verifica, noi possiamo avviare direttamente Fortnite. Però c'è pure un'altra cosa che
vi può consigliare Epic Games. Se vai sul suo sito, qui dice che se volete forzare Fortnite a utilizzare DirectX 11 al posto di DirectX 12, tu prendi questo, fai copia, vai su Epic Games, tre puntini e vai su gestisci, opzione di avvio e metti questo per non avere più problemi di lag o problemi all'avvio e fai chiudi. Una volta fatto, andremo adesso ad installare vari driver per il nostro sistema operativo e per la scheda video e anche per Fortnite. Quindi, in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina di Mediafire e ovviamente questo dice Fortnite capitolo 4, perché in passato avevo fatto un video su questo capitolo 4, però ovviamente i driver sono sempre quelli e vanno sempre installati e poi aggiornati. Quindi, in descrizione ti ho lasciato il link per scaricare questo pacchetto, pesa solamente 178 MB, se hai problemi con il link entra nel mio server Discord e chiedi a me in privato. Quindi noi adesso andremo ad estrarre questo pacchetto rare, vai extract to Fortnite. Una volta estratto, ed eccolo qua. Entriamo nella sua cartella e facciamo DirectX install. Questo è per il DirectX 12 setup. Se invece tornate indietro su Microsoft Runtime, questo qua, installa tutti i driver, tutti quelli che vi possono servire per il sistema operativo. E adesso vado a fare segui come amministratore e installiamo tutti questi driver. Io, come ho detto, li avevo già installati. Ora farà una nuova raccolta, una nuova preparazione e sta installando tutti i pacchetti, quello dal 2005 fino al 2019. In alto a destra ci sono altre guide su Fortnite riguardo al DirectX Microsoft Visual C++ della versione 2019-2021-2022 e servono sempre per il sistema operativo. Basta. Ok, una volta installato il tutto, se avete bisogno di DirectX 12 setup, per quelli che riescono a sopportarlo, fate extract to questo qua. La cartella. Quindi, quello che ci resta da fare, dopo tutto questo casino, andiamo ad avviare Fortnite e vedere se funziona. Ovviamente, come ho detto proprio all'inizio, se l'Easy Cheat si carica e poi dà un errore e si chiude da solo, stai certo che sta in gestione attività e devi terminarlo. E poi, come ho fatto vedere, vai nella sua cartella, cancella l'Easy Cheat e fai la verifica. E poi, una volta fatto tutto questo casino, riavvia il tuo sistema operativo. Ed ecco che Fortnite a me si sta avviando. Quindi, cosa vi posso dire di più? Se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere alcuni problemi su Fortnite, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!